Salve a tutti friends, il vostro Super Corri. Oggi faccio solo questo video di MotoGP, ragazzi, perché non so voi, ma io abito in campagna e stiamo raccogliendo le olive, quindi chiaramente sono molto incasinato. Raga, che dire, c'è un video su Assetto Corsa Competizione pazzesco, l'ultimo video che ho messo, andatelo a vedere perché penso non ho mai fatto una gara così incredibile. Ho rischiato di uscire di pista 20 volte e alla fine ho fatto una rimonta clamorosa, voglio. Qua c'è il giro della Q1 che mi è valso il primo posto, Q2 come al solito non lo registro, ho fatto la pole. Quindi per la gara, ragazzi, ci sono ottime prospettive, i miei rivali sono caduti tutti quanti durante la qualificazione, quindi chiaramente possiamo fare molto bene. Altra bellissima notizia, ragazzi, inizio settimana arriva Gran Turismo Sport, preparatevi perché non solo inizierò a giocare online, quindi Twitch, e comunque metterò anche le repliche sul canale YouTube, gli highlights, diciamo. Preparatevi perché farò subito il raffronto, cioè nel senso il setup col volante Ori Apex. Datemi tempo di metterlo a filo, vi farò il setup. E altra cosa importante, ragazzi, farò un video con la sfida tra Gran Turismo Sport e Assetto Corsa Competizione, che penso piacerà un po' a tutti. Quindi raga, preparatevi, tanta carne al fuoco sul mio canale. Voglio festeggiare al meglio il fatto che ho fatto 4.000 ore. Siamo per arrivare a 3.000 iscritti, quindi video bibbia sul volante Ori Apex RV1. Partiamo, ragazzi, con questa bellissima gara. Andiamoci a giocare la gara con i nostri rivali e per mantenere la 10. Andiamo. Assen, l'università delle due ruote, è pronta, ancora una volta, a mettere tutti alla prova. Si parte, Franz! Madonna, si ributta dentro Super Corris! Ci vuole la cattiveria! Valentino Rossi, Sperona Corme, che cacchio sta succedendo, voglio! Battaglia pazzesca! Le prime tre curve sono già pazzesche! 27 sorpassi, 27 toccate, passa Quartararo! Corri sfrutta il motorazzo Ducatona! Per ripassare davanti! Non ci sta Fabietto, non ci sta! La Super Corris ci riprova! Si toccano i due! Ci riprova all'interno Super Corris, sapendo bene che deve girare la nostra Ducati nel misto stretto, è veramente in difficoltà, ragazzi, molto meglio nelle parti veloci del circuito. Queste sono zone dove siamo molto in difficoltà, passa Quartararo. Ma da qua in poi lo possiamo recuperare. E infatti vediamo qua. Super Corris ripassa Quartararo, battaglia epica al primo giro, staccatona. Bisogna essere chirurgici qua perché la penalità è dietro l'angolo. Ho capito dove sei andato a finire Marc Marquez, ma intanto Corris dopo un primo giro pazzesco si riprende la prima posizione e vai. Sempre un po' largo qua, cazzo. Raga, qua nel guidato è un disastro per la Ducati. Cracciolo e Quartararo inseguono Super Corris, Marquez è dietro. Chirurgia estetica per Super Corris sui cordoli per non prendere le penalità, ma li sfrutta a pieno. Ragazzi, è tosta. Tosta. Qua soffriamo.
Ma lascia porta Super Corris. Carletto Cracciolo dietro. Parte tosta per il leone Super Corris, che ci prova qua, staccata. Chirurgia ancora per Super Corris, che non vuole prendere penalità. Terzo giro, Cracciolo vicino. Giro veloce, ma dietro più o meno facciamo tutti lo stesso passo. Corris a sfruttare il fatto che Marquez è dietro e non riesce a risalire, raga. Per ora non si vede neanche Dovizioso, che anche Dovi è un serio pretendente alla lotta per il mondiale. Si avvicina Cracciolo, ma Corris lo sa. Via il rettilineo col motorazzo. Via col motorazzo Ducati, che regala grandi soddisfazioni. Ah, un po' largo qua Super Corris, però stacca tutti nella parte veloce, ragazzi. La parte veloce, siamo nettamente più veloci. Purtroppo qua nella parte centrale poi soffriamo come degli animali in quarantena da 20 anni. Non ce la facciamo. Guardate qua che succede. Niente, la nostra Ducati non ha grip. Poi da qua iniziamo a rifare la voce grossa. Però sono... guardate Cracciolo quanto si è riavvicinato. Minchia, me lo porto lento. Siamo schifosamente stralenti. Raga, tosta. Tosta. Scrive ancora Super Corris sull'asfalto. Opera ancora Super Corris, giro veloce. Ma dietro nessuno vuole mollare. Ah, largo. Ma c'è un'ampia via di fuga per recuperare la traiettoria ideale, ragazzi. Se vincessimo qua sarebbe già una prima mini fuga mondiale, soprattutto con Marquez e Dovizioso dietro. Però raga, sfruttiamo un po' di miscela, come se sul rettilineo non fossimo abbastanza veloci già. Super Corris in questo tratto è veramente... mentre nella parte veloce siamo schifosamente veloci. Allora, ecco, da qui si inizia a soffrire, raga. Da qui si inizia a soffrire. Da qui inizia la sofferenza. Ah, larghissimo. Attento all'erba. No, pure la penalità di 2 decimi. Non ci voleva, voglio, non ci voleva, l'ho detto qua, molto severi giudici. Adesso dobbiamo prendere 2 decimi da Cracciolo se vogliamo vincere la gara, che intanto gli mollo un bel giretto veloce. Carletto oggi si è messo in vena di fare il fenomeno, un po' come fa Valentino Rossi quando ne abbiamo bisogno di non avere rotture di coglioni. Ma Super Corris non ha nessuna intenzione. Rimane cucito Super Corris. Ci prova Carletto. Gli molla anche una bella mappa 2. Bene che non risale Marquez, bene che non risale Dovi. I due burloni. Guardate qua quanto prendiamo di vantaggio. Poi da qua però finisce la magia e la Ducati inizia a naspare.
Risale Marquez, raga, risale Marquez. Passa Quartararo. Carlos riesce a fare una traiettoria un po' migliore questa volta qua. Si butta dentro Super Corris. Si butta dentro. Bisogna prendere vantaggio se vogliamo vincere. Ah, largo, 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 largo. Mamma mia che cosa combina Super Corris. Va largo, torna dentro. Marc Marquez terzo. Crutchlow firma ancora il giro veloce. Bisogna iniziare a muoversi, ragazzi, che questi qua non hanno nessuna intenzione di vedere il codone della nostra Ducati ancora per molto. Ma Super Corris rimane bello cucito qua. Anche se sono curve strette qua, riesce comunque a fare delle buone traiettorie. Super Corris parte. Che si lascia la miscela all'ultimo giro. No, Marquez attacca Crutchlow. Dai Carl, non ti far passare da... Ah, largo Super Corris intanto. Si inizia a muovere parecchio la moto. E Super Corris inizia a avere problemi di stabilità, come se non ci fosse un domani. Marquez. Sapevo io che tornava su st'infame. È tornato Marquez sopra. Ma gli faremo provare il duro di Super Corris. Non si riesce a accelerare. Ducatone è troppo scorbutico qua. Dai Super Corris. Dobbiamo prendere un bel vantaggio, voglio. All'ultimo giro dobbiamo prendere vantaggio. E adesso possiamo sfruttare tutto quello che abbiamo nei rettilinei. Con la miscela più potente e performante, dai! Dai Super Corris, dai! Vatti a prendere questa bella vittoria! Madonna quanto si muove la nostra Ducati, raga! No! Dove vai? Dove vai? Mappa 2! Mappa 2 per Super Corris! Mappa 2 per... Adesso devo fare le ultime curve, veramente. Non rischio di morire, ma... per rimanere davanti. Mette le ruote fuori Super Corris! Qua nel veloce dobbiamo staccare! Dobbiamo staccare. Mappa 2. Come se non ci fosse un domani. Qua dobbiamo andare da pazzi. Va fuori Super Corris. Torna dentro. Torna dentro. Staccata. Due decimi da tenere. E vai, 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 grande. I piloti della MotoGP si godono l'entusiasmo. Vai, laureati, guadagniamo anche il trofeo, grande. Alla fine voglio, siamo riusciti a fare la differenza, ottimo, incredibile. Poteva andare veramente malissimo. Ed invece siamo riusciti a passare a tenere Marquez oltre i due decimi. Grandissimo giro per Super Corris, soprattutto le ultime curve, veramente
come se non ci fosse un domani. Andiamoci a vedere il podio. Anzi, scusate ragazzi, andiamoci a vedere prima la classifica. Inizia a guadagnare Super Corris. Solo 6 punti, però intanto già ci stacchiamo poco poco da Marquez. Dovi sta a 30 punti, quindi non è ancora detta l'ultima anche per Dovi. Andiamo a vedere anche nel costruttori, cioè nelle squadre. Secondi, passiamo anche la Yamaha. Grandi, grandi, grandi. Andiamoci a vedere il podio. I meccanici si abbandonano giustamente ai loro festeggiamenti. Già ragazzi, grandi festeggiamenti. Peccato che Marquez è riuscito a risalire. Lo davo molto più indietro. E quindi ce l'abbiamo ancora attaccato a sedere. Solo 6 punti di stacco. Però ragazzi, non è detta. Possiamo sempre andare avanti, voglio. Perché comunque quest'anno stiamo veramente massimizzando tutto. Perciò grande vittoria. Arriveranno tante piste che ci piacciono. Ecco Ciccio Pasticcio che viene a prendere il trofeo. Quindi ragazzi, grandi festeggiamenti. Carletto Cracciolo terzo, che speravo fosse arrivato secondo. Invece niente, Marquez riesce a stare in scia Super Corris. Però adesso arrivano tante gare, Silverstone, Austria, che ci piacciono. Perciò siamo molto fiduciosi di poter lottare per il mondiale fino alla fine, raga. Domani torna F1, settimana prossima arriva Gran Turismo. Quindi tutti belli ghiotti ragazzi, grazie della visione. Buona serata dal vostro Super Corris.